Allora abbiamo un'oretta di introduzione a OpenStreetMap. Io ho un po' di anni che mappo e mi sono appassionato e mi è già capitato varie volte di fare introduzioni a OSM, non in collegamento come questa volta, e posso condividervi lo schermo. Così possiamo seguire delle slide che sono il filo conduttore. Allora, cominciamo cercando di dare una definizione di OSM, di OpenStreetMap, che chiamiamo in modo abbreviato OSM. Lo possiamo considerare da diversi punti di vista OSM. E quindi possiamo dire che è un progetto collaborativo. Chi ci partecipa, la comunità di mappatori di Osmer, mettiamo dentro al contenitore Osm, tutte le informazioni che riguardano la superficie del pianeta. Quindi siamo una comunità e da un punto di vista tecnico, se vogliamo andare proprio al suo nucleo, OpenStreetMap lo possiamo definire un database. Tutto quello che noi mappatori rileviamo e inseriamo dentro, finisce in nel database di OpenStreetMap. Quindi informazione alfanumerica, geolocalizzata alle coordinate geografiche di latitudine e longitudine che stanno a individuare per ogni elemento la loro posizione sulla superficie del pianeta. Poi ci piace anche considerarlo un ecosistema perché l'interazione della comunità OSM si sviluppa sia con enti pubblici che anche in Italia, in questi ultimi anni c'è un'attenzione, un interesse dell'ente pubblico locale centrale per OpenStreetMap. E quindi c'è sia pubblico che privato, ci sono anche aziende che interagiscono con OpenStreetMap, poi accenneremo a riguardo. E un sacco di softwareisti che fanno tanti programmi che si connettono e che fanno dei servizi che hanno delle funzioni specifiche per OpenStreetMap. Una delle definizioni che va più di moda è considerare OpenStreetMap la Wikipedia delle mappe, e in effetti i due progetti hanno molte affinità e punti in comune. E a partire da questo aspetto che io considero il pilastro fondamentale, OSM è open. I dati di OSM sono open data e anche i software, i programmi che permettono, tengono in piedi tutta la struttura sono open source. Queste due parole, open data, open source, ai wikimediani presenti non ho bisogno di spiegarle perché, anzi, forse loro saprebbero spiegarlo meglio di me, il significato. Però a chi trova questi due termini nuovi, accenno solo brevemente, anzi, invito, ho messo in fondo i riferimenti alle due pagine di Wikipedia che definiscono questi due termini, e avere dati liberi e avere anche software libero ha delle implicazioni profonde nella nostra società e ne avrà sempre di più, sono convinto. Partiamo il secondo punto di questa slide dalla licenza di utilizzo.
che hanno i dati OSM. I dati OSM, essendo open, appunto, sono pubblici, sono liberi. Se sul mio computer voglio scaricarmi, devo avere dei dischi molto grossi, tutto il database di OpenStreetMap e tutti i software per gestirli, posso farlo. E questo, le condizioni sono due. Devo, nel valore aggiunto, nel prodotto, nel servizio che voglio inventarmi sui dati OpenStreetMap, citare la fonte. Lo vedete in basso a destra in ogni mia slide. Copyright OpenStreetMap Contributors. Cioè, siamo noi mappatori, i detentori di questi dati e dobbiamo essere citati con quella scritta. Io queste slide, il planisfero che ci fa di sfondo, l'ho preso da OpenStreetMap e quindi lo cito come fonte di origine. E poi quello che ho segnato in rosso è il concetto veramente importante, è quello, io non sono un esperto di licenze, anzi c'ho un po' di idiosincrasia per copyright, diritti d'autore, eccetera, però il concetto di riapplicare lo stesso tipo di licenza d'uso, quella che è chiamata anche la viralità delle licenze d'uso, ovvero sia, tu hai preso i dati che sono un bene comune e ci hai fatto sopra il tuo valore aggiunto, lo vendi, ci fai il business, magari ci campi con la tua attività, però non puoi chiudere il tuo prodotto, il tuo servizio, devi riapplicare lo stesso principio. E questo è un concetto che vorrei fare la breve digressione sul concetto di vantaggio competitivo rispetto al vantaggio per tutti. Da quando eravamo nelle caverne, il vantaggio competitivo, i vaghi ricordi di scuola, il mito di Prometeo, la scoperta del fuoco, che vantaggio competitivo aveva sulle altre tribù quella che per prima scoprì che a sfregare due pezzi di legno poteva accendere il fuoco? E tutta la storia dell'umanità è basata sul vantaggio competitivo. Metà del bronzo passa all'età del ferro, io ho la spada di ferro e sono più forte degli altri. E fino ai giorni nostri, la competizione, tutto il mondo dell'intelligence, di cercare di scoprire, di capire i segreti delle altre potenze, e tutta la storia dell'uomo è basata sul vantaggio competitivo, ed è una novità di pochi decenni, la seconda metà del secolo scorso, che anche qualcuno ha cominciato a pensare: la mia scoperta, invece che tenerla per me e arricchirmici, la metto a disposizione di tutti. E quindi in questa slide cito il vaccino antipolio di Albert Sabin e anche Internet e il World Wide Web, che il CERN decise ormai quasi 30 anni fa di lasciare di pubblico dominio la tecnologia su cui è basato il web. E sono due esempi fantastici e penso che a questa slide ne aggiungerò una terza. Ilaria Capua, la virologa italiana, che anche chi non conosceva prima, non aveva seguito le sue vicende, in questi giorni è una degli ospiti più
più cercati nelle trasmissioni televisive di approfondimento sulla crisi del Covid-19 è Ilaria Capua. Io sono convinto che il modo in cui mi sembra si stia affrontando a livello mondiale il problema coronavirus. La straordinaria collaborazione che c'è tra tutte le nazioni, penso che la dobbiamo in buona parte a Ilaria Capua, che un po' di anni fa, nel 2006, lei scoprì la sequenza genica del virus dell'aviaria e contro tutto il mondo accademico-scientifico, l'Organizzazione Mondiale della Sanità stessa, la prassi era sempre stata quella di riversare i propri dati in database riservati a pagamento, dove solo i più grossi centri di ricerca, le più grosse case farmaceutiche potevano accedere. E lei decise di andare contro e di rilasciare quello che aveva scoperto, questa sequenza dei geni, in un database di pubblico dominio, dicendo così arriveremo prima a tirar fuori i medicinali, i vaccini che servono. Scusate la digressione rispetto a OpenStreetMap, ma è il concetto per me fondante dei progetti come OpenStreetMap e Wikimedia, la conoscenza che si forma dal basso e diventa di pubblico dominio. Quindi torniamo pure a OpenStreetMap dunque cominciamo a dire. Perché mappiamo e chi è che mappa? Beh, c'è una pluralità di soggetti notevole, un po' come capita in Wikipedia, dove a fianco al professore universitario c'è magari l'appassionato di calcio che fa le pagine Wikipedia sul giocatore o sulla squadra. O l'appassionato di cinema che scrive le trame di tutti i film, personaggi più vari. Anche da noi, in OpenStreetMap è così, a parte la minoranza di cartografi che è inevitabile che si appassionino ad OpenStreetMap, ci sono gli escursionisti a piedi, in bicicletta, mountain bike. Che con le loro tracce GPS mappano tutte le zone dove fanno le loro escursioni e poi mettono i dati dentro OpenStreetMap. C'è gente come i tassisti che mappano per migliorare il loro lavoro, più la loro città è mappata con precisione, tutti i numeri civici. Meglio riescono a fare il loro lavoro. Ci sono operatori del soccorso, vigili del fuoco, autisti di ambulanze, che è veramente da apprezzare, ne ho conosciuti non pochi, che nel loro tempo libero, per fare meglio il loro lavoro, contribuiscono a mappare la loro zona su OpenStreetMap, perché poi usano le mappe OpenStreetMap per il loro lavoro. I deltaplanisti li ho citati perché ho sentito qualche volta qual è la mappa che ci fa vedere i tralicci elettrici e i fili dell'alta tensione. Non li mappa nessuno, se non OpenStreetMap, dato che mappiamo tutto, e quindi il deltaplanista, quando decide di andare non nella zona che conosce, la prima cosa che cerca è la mappa OpenStreetMap che riporti dove ci sono le linee elettriche, che ovviamente per loro sono pericolosi.
degli volontari delle organizzazioni umanitarie, ci torniamo fra un attimo, quella sigla HOT sta per Humanitarian Open Street Map Team, e sì, ne parliamo fra un attimo. E poi ci sono anche dipendenti di aziende che sono pagati per mappare, questo perché, come abbiamo detto all'inizio, è permesso e libero anche fare business con i dati OpenStreetMap, e ormai ci sono molte aziende, ma anche dico colossi come Facebook, come Amazon. Amazon ci porta i pacchi, i corrieri di Amazon a casa nostra usando il navigatore OpenStreetMap, e Telenav, che è uno dei più grossi produttori di navigatori per automobili, usa OpenStreetMap. Quindi tutti i soggetti che hanno interesse a che la mappa sia sempre più precisa e dettagliata. E cos'è che mappiamo? Allora, tutto quello che si vede sulla superficie terrestre, come livello di dettaglio direi la panchina, il cestino della spazzatura, è la cosa più piccola, non siamo arrivati ancora a mappare tutti gli alberi dei boschi a un livello dettaglio del genere, ma il livello a cui ormai siamo arrivati è notevole. E poi mappiamo anche, inseriamo nella mappa dei dati virtuali, i confini amministrativi nazionali, le rotte dei traghetti, e quindi abbiamo anche un po' di dati virtuali, diciamo. Come ha detto Francesca all'inizio, vi manderemo poi via mail queste slide, hanno molti link che adesso in questa oretta vi evito di vederli insieme, e vi invito a vedere questo video, solo di un minuto e mezzo, che mostra come nel tempo è cresciuto il numero di dati dentro OSMA. È una visualizzazione grafica che non possiamo chiamare una vera e propria mappa, ma è un esempio di elaborazione dei dati OpenStreetMap, dato che nel database di ogni dato memorizzato è conservato e mantenuto chi ha mappato quell'elemento e quando, si può fare un'elaborazione che tenga conto dell'evoluzione temporale anno dopo anno di come si è arricchita la mappa. Il modo in cui mappiamo, abbiamo diversi modi, ci sono svariate app per smartphone che consentono di inserire dati in OpenStreetMap, a parte quelle sofisticate che sono dei veri e propri editor come Vespucci, che sono cose un po' tecniche, ma ho scritto si può contribuire anche a propria insaputa, perché ci sono app che sono alla portata letteralmente dei bambini delle scuole elementari, app che ti chiedono, che ti danno delle missioni, sto cercando di ricordarmi il nome di quella, Street Complete è il nome di quella app, e quindi ti fa delle domande tipo la strada che stai percorrendo è asfaltata o no? Oppure la casa che hai di fronte, quanti piani ha? Domande veramente banali che la risposta viene trasformata in un'informazione da mettere nel database.
Nel caso di applicazioni così semplici, si tratta di arricchire delle informazioni preesistenti. OpenStreetMap sapeva già che lì c'è una strada e lì c'è una casa, e quindi app come Street Complete chiedono delle informazioni di dettaglio in più. Poi abbiamo gli editor che usiamo sul personal computer per inserire dati in OpenStreetMap. I due più diffusi sono ID e JOSM, anche Potlatch, in Italia non particolarmente, comunque un ulteriore editor. E vabbè, sul PC, se apriamo un editor, come facciamo a mettere dentro i dati? Dato che vediamo la foto satellitare e la mappa di cosa sa già OpenStreetMap, se vado a guardare intorno a casa mia, alla zona che conosco bene, posso inserire informazioni perché ho la conoscenza diretta, oppure i dati li ricavo dalle tracce GPS che ho fatto con lo smartphone nei miei giri a piedi o in bicicletta. Il terzo modo sono chiamati mappatori da poltrona, quelli che mappano ricalcando foto satellitari, aeree o anche a livello strada. C'è sempre da stare attenti alle licenze, quindi per intenderci le immagini satellitari di Bing, quindi Microsoft, ci sono state rilasciate, le possiamo usare. Quelle di Google invece no, sono coperte da copyright e quindi lo Street View di Google non lo possiamo usare. Ho scritto anche con carta e penna perché soprattutto per i neofiti, quando organizziamo mapping party, è un modo pratico, c'è il sito apposito che permette di stampare della zona che interessa su carta la mappa secondo OpenStreetMap, quello che OSM già conosce, e si può andare in giro con la carta, puntare e poi una volta rientrati dar la carta o a qualcuno che sa mappare o imparare e farlo personalmente. Marco, scusami, sono Francesca, ti interrompo un secondo perché, scusami, non ti lascio finire perché dicevi di preferire un po' più di dialogo. C'è Giorgio, uno dei nostri partecipanti, che chiede se gli editor per PC sono gratuiti. Sì, non solo gratuiti, ma anche open source. Certo, non ci sono prodotti a pagamento per operare sui dati OpenStreetMap. Sì, sono assolutamente gratuiti. Ok, grazie. A te. Cito un ultimo modo di mettere dati dentro OpenStreetMap. Questo è più riservato ai softwareisti, agli informatici, si tratta di smanettare un po'. Gli enti pubblici, anche grazie alle nostre pressioni, alle pressioni di wikipediani, di mappatori e anche di Wikimedia Italia, siamo sempre a bussare all'ente pubblico, all'ente locale, perché l'ufficio tecnico del comune, della provincia, della regione rilasci i suoi dati in modo che possiamo metterli dentro OpenStreetMap. E dico che è un mestiere più da softwareisti perché si tratta di smanettare un po' per convertire i formati, i vari formati che vengono utilizzati negli uffici tecnici nel formato di OpenStreetMap. Con queste prime slide volevo darvi un'idea
più generale possibile di OpenStreetMap. Io non sono un divulgatore di professione, quindi vi invito a guardare questo video che aveva fatto Wikimedia Italia ormai a qualche anno, questo video, ma è tuttora molto valido. E poi appunto fatto da professionisti. Se qualche conoscente vi chiede informazioni su OpenStreetMap, fategli vedere questo video che inquadra molto bene il mondo OpenStreetMap. Bene, vi do un paio di dati su OpenStreetMap. È 16 anni che esiste. L'idea è venuta a un ragazzo di 24 anni inglese, Steve Cost. Le leggende che ci sono dicono che insieme a un po' di amici voleva creare una mappa di Londra gratuita e libera per tutti, e l'idea gli era venuta perché era da poco tempo che il GPS era una tecnologia che era stata rilasciata. Il GPS è il Global Positioning System, è americano, e è stato nel 2000 Bill Clinton a rilasciarlo per usi civili. Era ed è tuttora gestito e di proprietà dei militari, e dal 2000 quindi tutti i costruttori di telefonini hanno messo questa funzionalità. E quindi Steve Cost decise di andarsene in giro in bicicletta e, tornato a casa, riversare tutte le tracce registrate nel database sul PC di casa sua. Infatti si chiama OpenStreetMap perché la sua idea iniziale era stata appunto quella di mappare le strade, appunto. Poi nel giro di pochissimo tempo si resero conto della potenzialità della cosa e, oltre alle strade, si misero a mappare tutto. Ad oggi ci sono più di 6 milioni, più che 6 milioni di utenti, 6 milioni di nickname registrati. Diversi mappatori hanno più nickname, io per esempio ne ho 3, per vari motivi, e però è un numero notevole. Il database ormai è arrivato a contenere miliardi di oggetti. Lo screen riportato sotto è di TagInfo, che è uno dei vari siti che forniscono statistiche sul database, e ci dice che a oggi siamo a più di 6 miliardi di informazioni della superficie del pianeta che abbiamo messo dentro OpenStreetMap. Una delle domande più comuni è la qualità dei dati OpenStreetMap. Come fa a reggersi, a non sprofondare nell'anarchia il progetto? Un po' come le pagine di Wikipedia, c'è la pagina fatta meglio, quella fatta un po' peggio, quella che è solo un abbozzo. E quindi la qualità del mappa OpenStreetMap è a macchia di leopardo. Dove c'è il mappatore o la comunità di mappatori molto attiva, abbiamo dei dati migliori. In altre zone i dati sono più scarsi, non arrivano a un livello di dettaglio più elevato. Gli strafalcioni che fanno i neofiti, ci sono i mappatori senior, ne conosco parecchi, che ormai dopo anni di mappatura si dedicano di più a migliorare, correggere, sorvegliare quello che fanno gli altri,
di nuovo penso che il parallelo con Wikipedia sia appropriato, perché anche lì ci sono i sorveglianti che vedono di evitare vandalismi o pagine scritte non secondo le regole stabilite. I mappatori senior fanno questo non perché sono altruisti e generosi, ma perché dopo aver faticato tanto per arricchire e sistemare la mappa nella loro zona, vedere arrivare il principiante, magari che con un po' troppo entusiasmo si mette a fare un po' di pasticci, si preoccupa di stopparlo quanto prima, di mettersi in contatto con lui e gentilmente proporsi come tutor per aiutarlo a imparare a mappare. Abbiamo diversi strumenti, diverse tecnologie che permettono di cercare automaticamente quelle che possono essere anomalie dei dati, e come citavo prima, le aziende, le grandi aziende interessate a usare OpenStreetMap, anche loro si danno da fare per tenere alta la qualità dei dati. Vorrei farvi vedere adesso un paio di slide che riguardano risvolti sociali per OpenStreetMap. Non so, Marco, magari se intanto prima di, diciamo, tra virgolette, cambiare argomento, adesso in chat non sono arrivate domande, però magari se qualcuno vuole chiedere qualcosa su questa prima parte, questa prima panoramica, è il momento. Non so chi di voi ha già mappato, chi invece magari non si è nemmeno registrato. E su OpenStreetMap bisogna registrarsi per mappare, e ci sono tuttavia alcuni servizi che sono stati sviluppati di recente che consentono di diciamo inserire alcune note, ad esempio su esercizi commerciali o sugli indirizzi, numeri civici, senza registrarsi alla piattaforma, però di solito appunto è consigliabile, anzi è necessario registrarsi. Non so se qualcuno di voi ha qualche quesito, sennò poi andiamo avanti. Ok, direi tutto chiaro, in caso comunque chiedete, ecco. Bene. Bene, segnalo le centrali piemontesi del numero unico delle emergenze usano il 112. Questa slide vorrei tanto poter scrivere: le centrali di tutta Europa usano il NUE 112, perché ho presente, ho in mente presentazioni di altri, e quindi mi è capitato di leggere la centrale della Liguria del 112 usa OpenStreetMap, la centrale del Friuli Venezia Giulia usa OpenStreetMap. Ho il forte sospetto che sia usato da tutti, e però non posso ancora scriverlo perché non sono riuscito ancora a verificarlo. Mi è capitato, sono stato invitato presso le centrali sia di Saluzzo che di Grugliasco, che sono le due centrali appunto piemontesi, e assicuro che è una grande soddisfazione per un mappatore vedere la sala operativa e gli operatori che sui loro video hanno la mappa OpenStreetMap. In questa slide ho messo il link all'intervento che hanno fatto gli operatori piemontesi al convegno di Fosfor-G e Osmit a Torino. Gli ultimi giorni prima che ci fosse il lockdown siamo riusciti a fare questo convegno, e link che consiglio, video che consiglio anche a chi non è particolarmente interessato a OpenStreetMap, perché raccontano come funziona la centrale del 112 e il perché usano le mappe OpenStreetMap.
Sì, Marco, scusami, dico per chi non lo sapesse, appunto OSMIT è il raduno annuale degli utenti OpenStreetMap in Italia. Da qualche anno a questa parte è, diciamo, l'evento è parte di un unico grande appuntamento per gli appassionati dei dati liberi in campo geografico, e questo evento si chiama Phosphor G. IT, perché appunto è l'evento italiano ed è quest'anno si è tenuto a Torino. Scusami Marco, lo spiegavo solo per chi magari non. Certo, grazie, hai fatto benissimo. Sì, Phosphor G è un evento molto importante, è il convegno del software geografico libero ed è ospitato presso i politecnici o le facoltà di ingegneria. Finora l'ho sempre visto ospitato appunto nelle università dove c'è un dipartimento di geomatica e da qualche anno, con molta soddisfazione della comunità OpenStreetMap, siamo invitati nell'ambito del convegno degli accademici e degli addetti ai lavori. È aperto appunto e ci sono anche interventi legati a OpenStreetMap. Oltre alla giornata conclusiva che è interamente dedicata alla comunità OpenStreetMap. Grazie Francesca, che mi hai fatto soffermare su quello. Figurati, no, ti davo anche modo di fare una pausa. Grazie. Scusami, per rispondere a Laura Vicini che chiede se è un evento aperto al pubblico e se dura una settimana. È un evento, sì, aperto al pubblico. Il convegno di solito dura 3 giorni, diciamo nel fine settimana, però ci sono nei giorni precedenti delle sessioni di workshop. Mi pare che per accedere a quelle ci sia necessario, diciamo, pagare un contributo veramente simbolico, proprio solo per sostenere gli organizzatori dell'evento. Diciamo, di solito OSMIT, quindi il raduno di OpenStreetMap, è il giorno sabato. Esatto, sì, quindi ci sono 3 giorni centrali di congresso, il quarto dedicato a OSMIT, e il primo giorno dove ci sono i workshop, sì, l'iscrizione costa 5 euro e sono workshop in quanto anziché essere conferenza, quindi una lezione frontale. Ognuno viene col suo PC, col suo portatile per imparare qualche tecnologia legata al mondo della geomatica, quindi anche OpenStreetMap, ma anche altri software utilizzati nel campo. Bene, tornando all'utilizzo in ambito sociale di OpenStreetMap, beh, la protezione civile un paio di giorni dopo il terremoto era in grado di muoversi ad Amatrice e zone limitrofe con le mappe di OpenStreetMap che erano già aggiornate. E questo che vedete è la schermata del Task Manager. Un altro software open source, questa è l'istanza italiana installata su un server di Wikimedia Italia. Vedete quel reticolo? Cosa succede? Quando siamo in tanti mappatori che ci concentriamo su una zona per evitare che nascono problemi, potete intuire, immaginare che il database ha qualche problema se la stessa strada o la stessa casa viene mappata da più persone e quindi nascono i cosiddetti conflitti nel database. E questo software consente a ogni mappatore, a ogni volontario che vuole contribuire a quella mappatura
di riservarsi un quadrato della griglia in modo che tutti gli altri mappatori sappiano di non intervenire in quell'area ristretta e di scegliersi invece un riquadro ancora libero. La leggenda sarebbe: i quadrati bianchi sono ancora da mappare, quelli gialli sono stati mappati, quelli verdi sono stati validati da un altro mappatore, quindi quando tutta la griglia è verde il lavoro si considera completato. La foto era stata presa, la videata era stata presa non lo vedo nella leggenda, ma sono non rossi, è un giallo più intenso forse, i quadrati che sono in quel momento riservati e non disponibili. È un software realizzato dall'Humanitarian OpenStreetMap Team che avevo citato prima, un gruppo di mappatori fanno parte della comunità OpenStreetMap e forse il progetto di HOT è tra i tanti progetti che si innestano su OpenStreetMap, è quello più famoso perché ormai da 10 anni, dal terremoto di Haiti del 2010, che fu il primo importante banco di prova, in tutte le calamità, catastrofi, e quindi alluvioni, terremoti, eruzioni vulcaniche, si attiva, parte un allarme e si attiva un task specifico per quella zona attraverso i canali social che usiamo noi mappatori, viene diffuso l'allarme e da tutto il mondo, quindi 24 ore su 24, perché quando qui è notte da un'altra parte è ancora giorno e quindi invece di dormire possono mappare, e in tempi molto rapidi si riescono anche per zone grandi a fare quella mappatura che segnali qual è la strada interrotta, qual è il ponte crollato, gli edifici lesionati. E questo perché appunto dal terremoto di Haiti si è stabilito un protocollo tra tutti i fornitori di immagini satellitari questi provider e il loro business, quindi le loro immagini satellitari le vendono e fanno eccezione per i giorni dell'emergenza dopo un disastro, e c'è questo protocollo appunto che mette a disposizione dei mappatori l'immagine aggiornata, anziché essere un'immagine magari di 2 o 3 anni prima, come capita solitamente quando lavoriamo con le immagini satellitari che ci mettono a disposizione i provider, immagini un po' vecchiotte, abbiamo immagini di 24 ore prima e quindi possiamo fare la nuova mappa con i dati aggiornatissimi. E oltre Missing Maps è un sottoprogetto, se vogliamo, è sempre nell'ambito di HOT, mentre per HOT è dedicato appunto alla risposta in caso di calamità o alla riduzione nelle aree a rischio calamità. Missing Maps si occupa di mappare zone sconosciute, dove magari poco abitate, e parecchia Africa è sulle mappe, sia quelle Google che quelle OpenStreetMap, è parecchio vuota e carente la mappa, e quindi andare a mappare le zone sconosciute, le zone che non interessano a nessuno e quindi le aziende non ci fanno business andare a mappare certe aree. E va bene, caspita,
abbiamo ancora 10 minuti, un quarto d'ora, vedo di velocizzare un po'. Vi faccio velocemente un accenno a, direi che di questa presentazione l'aspetto utile sono i tanti link che vi ritroverete per consultare poi con calma. Su questi tre link della wiki di OpenStreetMap rimandano cercano di tenere aggiornata, ma è un'impresa difficile, la lista di tutte le app per telefonini, per programmi su computer, e chi usa OpenStreetMap, i siti e le tecnologie legate a OpenStreetMap sono veramente tanti. Cosa succede ai dati OpenStreetMap, dato che sono liberi? Tutti voi avrete visto, chi usa, ma voglio dire anche il ristorante o la pizzeria sotto casa che ha il riquadrino di Google con l'iconcina di dov'è l'esercizio commerciale, il proprio esercizio commerciale, Google ha oscurato, era un servizio che inizialmente era gratuito e poi è diventato a pagamento e quindi la mappa non si vede più. La mappa OpenStreetMap invece è libera e quindi si dissemina in un sacco di siti e di app, e questo fa sì che allora l'itinerario di Nordic Walking fatto dalla Proloco del paesino sperduto, se la Proloco mette quell'informazione, quel percorso in OpenStreetMap, ecco che tutti i siti e le app specializzate sul Nordic Walking, che usano appunto OpenStreetMap, quel dato si diffonderà dappertutto e quindi dare la portata anche di realtà più piccole, magari non le località turistiche più rinomate, la possibilità di farsi conoscere, come possono appunto farsi la pagina in Wikipedia, così anche possono farsi la mappa della loro zona e pubblicizzarla. Ho qui qualche slide, ma questo è un sito specializzato in escursioni dalle iconcine che abbiamo qua a destra, escursioni a piedi, in bicicletta, piste sciistiche, è specializzato per quell'informazione. Questo è un sito tedesco che invece è specializzato per percorsi oltre che a piedi, a cavallo. Questo se lo sono fatti i vigili del fuoco. L'idrante è una cosa piccola. Nella mappa standard di OpenStreetMap, se zoomate parecchio, vedete un puntino. Ai vigili del fuoco ovviamente fa piacere avere un'evidenziazione di dove sono e anche la copertura di quello specifico idrante, l'area che ricopre a seconda del tipo di idrante che è. Questo è un sito specializzato sulle piste da sci. Stiamo provando anche a fare mappatura indoor, quindi di uffici pubblici, l'ufficio della regione, di musei, è a livello di sperimentazione ancora, come pure riuscire a fare mappe in 3D delle città. In OpenStreetMap possiamo mettere l'informazione quanti piani ha una casa o anche mettere l'altezza, se la si conosce, di un campanile o appunto di un edificio, in modo da poter permettere di avere una visione tridimensionale dell'edificato. Quindi abbiamo tantissime mappe,
è riduttivo e è sbagliato, anzi, considerare un insieme di mappe OpenStreetMap. Come ho detto all'inizio, è un database dove mettiamo dentro delle informazioni alfanumeriche. Quello di rappresentarle graficamente in una mappa, dando più evidenza a una caratteristica o un'altra, è chiaro che un navigatore per automobile gli interessa il grafo stradale, le strade innanzitutto. Però di output dal database ne possiamo tirare fuori tanti. Prometto che questa è l'unica slide un po' tecnica, e ai softwareisti può interessare sapere che il database è un Postgres SQL e tutto quello che ci riversiamo dentro si riconduce a tre categorie: i nodi, i punti, quindi dei singoli punti che usiamo per esempio per il cestino perché è troppo piccolo, o per la cima del Monte Bianco perché le cime delle montagne le rappresentiamo appunto con dei nodi. Poi abbiamo le linee, le ways, il fiume, la strada, sono tutte ways, anche un edificio, una casa è una way. Per disegnare tipicamente un rettangolo, il perimetro della casa, faccio una linea chiusa, che quindi mi rappresenta un'area rispetto a una linea come può essere quella della strada o del fiume. Le relazioni, non abbiamo tempo, ma andiamo già nel dettaglio, servono per collegare insieme più nodi e più linee. E quindi faccio un esempio solo di relazione: la via Francigena per andare dall'Inghilterra a Roma è un percorso ben specifico, che però è un insieme di pezzi di mulattiera, di strada asfaltata, di strada sterrata, che sono tutti segmenti diversi. Nel caso della via Francigena parliamo di parecchie centinaia di chilometri, quindi si fa una relazione per dire la via Francigena è l'insieme di tutti quei segmenti dall'Inghilterra fino a Roma. A questa informazione, che può essere rappresentata graficamente, nodi e linee, l'informazione alfanumerica viene associata con delle etichette, chiave e valore, delle coppie. Il database, queste etichette sono in inglese per tutto il mondo, quindi dire che ho disegnato un rettangolo, a mettere l'etichetta building house, specifico che è un edificio ed è una casa. Un building potrebbe essere un castello, un ospedale, una scuola, e quindi sempre building, ma valori diversi per la stessa chiave. Più etichette metto sullo stesso elemento, più lo definisco meglio. Quindi di una pizzeria, di un ristorante, andare a mettere il suo indirizzo, il suo numero di telefono, il suo sito web, è un continuo aggiungere etichette alla stessa informazione grafica. Ancora più velocemente, visto che l'ora sta scadendo, vi cito i due editor principali usati. Il primo ID è integrato nel browser stesso. JOSM è un'applicazione da installare sul PC e c'è da studiare un po' di più per usarlo, mentre il primo ID è veramente alla portata di tutti, è veramente di facile utilizzo. Questo è un sito molto utilizzato dai mappatori. I softwareisti si possono divertire nella finestra qua a sinistra,
se imparano la sintassi delle query, si possono fare ricerche molto sofisticate. Se no, dal pulsante wizard possiamo chiedere, dopo esserci posizionati su una certa area geografica che ci interessa, possiamo chiedere, e ultimamente anche in italiano, voglio tutte le pizzerie, i ristoranti, le panchine, le fontanelle, qualunque cosa, e lui ce l'evidenzia cliccandoci sopra, abbiamo l'informazione di tutte le etichette associate a quell'elemento. UMAP, mappe personalizzate, è un sito web che vi memorizza le mappe che fate, dove potete andare a disegnare a mano libera piuttosto che importare dei dati e farsi le mappe. Adesso non abbiamo il tempo di vedere qualche esempio. Vi cito ancora Mapillary. Mapillary.com è un punto com, è un'azienda che ci fa business, è una concorrenza allo Street View di Google, e quindi è un progetto collaborativo, chiede alla gente: andate in giro con la mia app sui vostri smartphone, la app una volta avviata fa foto a raffica, e quindi tutte le linee verdi che vedete dal loro sito sono le strade che sono mappate. Qui ho fatto uno zoom specifico di quella zona, di una certa zona. Loro ci fanno business, e noi perché dovremmo andare in giro? Sì, gli scriviamo e loro sono gentili, ci regalano il supporto dello smartphone per l'automobile piuttosto che per la bicicletta. Però ai mappatori piace Mapillary perché ci dà il servizio, qui vedete la videata dell'editor citato prima, ID, in cambio del fatto che arricchiamo il loro database di fotografie fatte dal livello del terreno, loro ci consentono, ci hanno integrato dentro ai nostri editor la possibilità di vedere, rispetto alla foto satellitare, alla foto aerea, di avere la foto dal livello del terreno. Quindi, dalla foto satellitare io ho disegnato queste case perché le vedevo. Dalla foto a livello terreno di Mapillary posso capire che questo è un distributore, ma andando avanti vedo man mano... mi avvicino sempre di più, capisco che è un distributore, quindi la uso la foto a livello terreno di Mapillary per arricchire la mappa OpenStreetMap. Vi cito ancora Osmand, tra le tante app su cellulare, su smartphone penso che sia la più diffusa, ha parecchie funzioni, io lo uso da anni come navigatore satellitare in automobile e registra le tracce GPX degli itinerari escursionistici, ha parecchie funzioni. E questa è la mappa principale di OpenStreetMap. Per cominciare a mappare basta registrarsi, il pulsante in alto a destra, accedi o registrati, si sceglie un nickname, una password e si dà la propria mail. Una volta registrati si scopre, si può accedere al proprio profilo, se si vuole. Questa è l'unica tabella del database che non è rilasciata per una questione di privacy, la tabella degli utenti dove hanno la mia mail e la mia posizione geografica, quella non è ovviamente di dominio pubblico per la riservatezza, e comunque mi fa vedere i mappatori che ci sono vicino a me nella mia zona.
c'è una messaggistica molto semplice, rozza, con la quale possiamo scambiarci informazioni, entrare quindi in contatto tra mappatori. Quando poi si ha bisogno di aiuto, in Italia non so perché il forum non è molto usato, si preferisce usare la mailing list, questo è l'indirizzo dove ci si scrive, ma in realtà è come fosse un forum, ci si ritrova la mail sia del novizio che chiede come faccio a mappare A, piuttosto che discussioni accanite su un tipo di mappatura o un'altra. E per fortuna c'è un sito di terze parti per consultarlo in forma di forum, in modo che uno prima di fare la sua domanda va a guardare nel forum se per caso non è già 20 volte che viene fatta quella domanda e si trova già la risposta da solo. La wiki è la Bibbia di OSM dove abbiamo tutto, wiki.openstreetmap.org. Se andiamo su openstreetmap.community abbiamo l'elenco di tutti i canali social a disposizione che ci sono, e quindi Facebook, Twitter, Telegram, WhatsApp, c'è di tutto, sia Osmers, Biella Vercelli e Valli di Lanzo è il nostro gruppo del Nord Piemonte, il gruppo WhatsApp, fino ai canali di comunicazione più generali, nazionali e internazionali. Chiudo dandovi dei link utili, un piccolo libretto formato A5 di introduzione a OpenStreetMap, la pagina principale della wiki italiana, un paio di siti che puntano a diverse guide, e poi nel canale YouTube di HOT ci sono dei bei video sui vari progetti di HOT in giro per il mondo. E chiedo a Francesca. Sì, eccomi. Allora, intanto grazie Marco. Aggiungo anche, lo dico così in anticipo, che a breve pubblicheremo anche noi di Wikimedia Italia nella nostra pagina, di cui ora vi copio il link in chat, dedicata alle risorse didattiche, pubblicheremo una wiki bussola su OpenStreetMap con alcune attività semplici guidate passo per passo, quindi un'altra risorsa per informarsi. Allora, per il momento, vabbè, Giorgio ci chiedeva se sarà disponibile la presentazione, gliel'ho confermato, e Ferdinando mi sembra che avesse alzato la mano, non so se era per sbaglio o se voleva davvero fare una domanda. Ferdinando, volevi fare una domanda? Sì, ok, non ti sentiamo, ma ti leggo in chat. Ok. Allora, scusami Marco, adesso Ferdinando voleva fare una domanda, ma non riesce ad attivare il microfono. Non so, Ferdinando, se vuoi scrivermela, se non è troppo lunga. vabbè, aspettiamo solo un secondo la domanda di Ferdinando. Posso? Eccolo. No, Marco, quindi ti vorrei chiedere, io avevo trovato, vedendo le mappature effettuate nella mia zona, che era stato indicato uno stabilimento balneare e altre attività commerciali con un punto. Come funziona in questo caso? Le attività commerciali come si indicano? Con un punto oppure mettendo il tracciato dell'attività commerciale? Perché avevo visto che sulla wiki diceva che lo stabilimento balneare andava tutto incluso tracciandolo,
facendo, diciamo, riquadrato attorno allo stabilimento e poi inserendo i dettagli. Allora, lo stabilimento balneare, io abito in montagna, non ho pratica dello stabilimento balneare, e quindi sì, posso immaginare si possa fare come area. Allora, il punto è il modo più semplice di individuare, se pensiamo ai primi anni, ai primi tempi di OpenStreetMap, quando la mappa era ancora vuota, cioè Italia, Roma, Torino, Milano, mettevi tre punti. Poi negli anni è arrivato tutto l'edificato e tutte le linee dei mezzi pubblici, e quindi il punto è giusto metterlo. Allora, se c'è un negozio o una pizzeria a pian terreno di un condominio, è chiaro che non posso etichettare tutto il rettangolo che mi disegna il perimetro del condominio come pizzeria o ristorante. Quindi mettiamo nelle grandi città, c'è il condominio grande, ci sono tre negozi diversi nello stesso condominio, metteremo tre punti diversi. Lo stabilimento è la stessa posizione? No, tutti affiancati e ravvicinati. Mentre lo stabilimento balneare, dello stabilimento balneare posso mappare le cabine, posso mappare il chiosco delle bevande, dei gelati, che sono elementi specifici. Stare a mappare il confine virtuale della spiaggia riservata a quello specifico stabilimento balneare mi sembra ardito, e adesso però mi ha incuriosito, andrò di sicuro a controllare se qualcuno l'ha fatto. Perché quindi, la wiki dice di includere appunto tutto il perimetro dello stabilimento balneare dalla strada di accesso alla spiaggia. Alla spiaggia. E quindi definendo l'area che è stata data in locazione a quel gestore della... è molto curioso, e quindi a quel punto puoi associare all'area il nome del Bagni Vattelapesca come nome dell'area, e però se mi chiedessi con quale tag riconoscere l'area, onestamente dovrei andare a guardare sulla wiki. Perché non è che li conosco tutti, abbiamo 60.000 tag, e quindi poi non, la mia memoria non è formidabile, quindi anche cose che ho mappato devo sempre ricontrollare sulla wiki. Tu intendevi, eri andato a guardare la wiki di Open? Sì, andato a guardare, avevo visto anche il nome del tag e l'ho messo, però dato che ci avevamo già messo un punto lì e avevano anche tracciato la linea, però scrivendo genericamente edificio, volevo capire un po' come funzionava questa cosa. Quando si fa una mappatura più di dettaglio, si sta a cancellare l'informazione precedente che era costituita solo da un punto, perché appunto dal punto stai passando a definire l'intera area. Poi in realtà ci sarebbe il comando. Io uso solo l'editor JOSM, l'editor ID lo uso solo in corsi di introduzione a OpenStreetMap, ho diverse cose da ridire sull'editor ID, che non mi sembra che abbia la funzionalità che ha invece JOSM di preservare l'informazione storica, e quindi quando andiamo a mappare qualcosa di meglio, c'è un comando specifico per dire: questo che ho appena disegnato, che sia un'area o una linea particolare, va a sostituire quell'altro oggetto. Quindi invece di, è sempre brutto e triste cancellare dei dati altrui, non importa quanto fatti male o magari da neofiti, e quindi preservare la storia è una cosa a cui teniamo molto, e quindi sarebbe giusto per quel quei bagni, quel centro balneare lì, poter preservarne la storia,
che però sono quasi sicuro bisogna usare JOSM anziché ID per mapparlo. Ok. Va bene. Beh, sì, direi che lo spazio per... anzi, accendo anche io la camera. Ecco, così mi vedete. No, direi che lo spazio per i webinar c'è, nel senso, ovviamente per noi la speranza è prima o poi di ritornare a fare degli eventi dal vivo, certo. Speriamo. Purtroppo pare che ancora per un po' faremo webinar e quindi, insomma, pensiamoci. E non so se ci sono altre domande, a me non ne sono arrivate altre, però comunque appunto, come vi dicevo, noi vi manderemo la registrazione integrale, la presentazione di Marco e anche la mail di Marco, così se poi vi viene in mente qualche dubbio in un secondo momento, insomma, potete contattare noi o Marco stesso, che ringrazio per la presentazione di oggi, ci ha dato veramente una panoramica ampia del mondo di OSM, che devo dire, insomma, anche per me che lavoro in Wikimedia Italia è veramente un po' un pozzo senza fine, mi sembra di tutte le volte che mi sembra di aver imparato qualcosa poi c'è tantissima, ci sono tantissime altre cose da scoprire, che è assolutamente un bene. E, sicuramente. Non finisce mai il non finisce mai, insomma. E, dunque, niente, ringrazio tutti voi per aver partecipato e il nostro ciclo di webinar, come vi dicevo, prosegue. E in particolare...